Per evitare equivoci, per evitare polemiche non ricercate, ma anche per mantenere l'integrità del mio pensiero e al di là del mio temperamento, del mio comportamento, delle mie irregolarità, delle mie irritualità, dell'essere stato segnalato con il telefono, magari non per telefonare, ma per usarlo come un block notice in situazioni ufficiali. Tutto questo che mi farebbe registrare, rubricare tra le persone che non devono richiamare le forme, voglio spiegare quella che non è una polemica, ma alla luce dell'incontro 2 giorni dopo, a cui ho pure partecipato, che è quello dei Davide di Donatello alla Quirinale, dove tutto era perfetto e si pensava di essere al Quirinale, pur parlando soltanto in modo anche spiritoso con Geppi Cucciari, facendo addirittura battute divertenti all'indirizzo del Presidente della Repubblica, ma i David al Quirinale sono rimasti al Quirinale. E ognuno che era lì presente, compreso chi faceva le battute di spirito come la Geppi Cucciari, non hanno in alcun modo leso lo spazio che peraltro aveva una finalità, che era la finalità di presentare, come in una grande conferenza stampa con l'autorevolezza della presenza del Presidente della Repubblica, i premi David di Donatello che saranno poi consegnati con i vincitori dopo i finalisti nella serata di oggi, o forse se mi sentite domani di ieri. Ora, perché invece io non ho criticato, ho osservato le incongruenze di una cerimonia che non era la presentazione degli 80 anni di Morandi, la presentazione di un grande festival musicale, che non era lo spazio del Senato, come è stato il Quirinale per il Davide, per un'iniziativa esterna ospitata. E l'ospite comunque c'era ed era Morandi, ma l'occasione, e non si può dimenticare, erano i 75 anni del Senato della Repubblica, dopo il fascismo, un'istituzione repubblicana che celebra i propri 75 anni. In realtà io sono andato, ho chiesto di essere anche invitato, perché era il mio 71esimo. Di fatto era una situazione più propizia e più corrispondente allo spirito del mio 71esimo compleanno che al 75esimo compleanno dell'Aula del Senato, perché l'Aula era stata profanata, ma non in senso che io debba fare lo scandalizzato, nel senso che la sedia del presidente di quell'aula, non di uno spazio contiguo, non di un'aula vicina, non di una stanza conferenze, ma l'aula, che veniva celebrata proprio in quanto compiva 75 anni, sulla sedia del presidente, il presidente non c'era, è stato sempre con il microfono in mano al centro dell'aula. Negli scranni laterali dove vanno i segretari d'aula erano seduti 4 importanti pensatori, che sono il Folli, Stefano Folli, Galli della Loggia, sono due importanti giornalisti e saggisti, uno di Repubblica, l'altro del Corriere, l'onorevole Finocchiaro, già ministro, e lo storico Parlato, i quali hanno parlato per 7 minuti per la ritualità dell'occasione e sono stati sempre seduti, non hanno parlato in piedi. Come non c'era al posto suo la Russa, loro erano come seduti come se fossero a fare delle funzioni. Né hanno detto qualcosa di particolarmente rilevante, neanche relativamente a quello che sarebbe accaduto, commemorato il giorno dopo, sarebbe stato commemorato il giorno dopo, che è la morte di Moro, che non so se è stato anche senatore, ma certamente è stato membro del governo, in quell'aula è stato molte volte, ma insomma hanno detto cose che ognuno può valutare, che sono passate completamente inosservate, schiacciate dalla presenza di Morandi, che ha trovato lo spazio del Senato con molta soggezione che lui legittimamente provava nella sua condizione umana, nella sua dimensione di non membro di quell'aula, molto emozionato, ma si è trovato un palcoscenico creato apposta perché lui cantasse. Giusto o sbagliato? Né giusto né sbagliato, ha cantato bene, è piaciuto a tutti, è stato applaudito, tutti hanno fatto la ola,
in maniera talvolta perfino comica, ma anche questo si può capire, ma aveva l'orchestra e cantava davanti a quelli che non c'erano più, erano i banchi del governo, tolti i banchi del governo per sistemare gli strumenti musicali, le chitarre, prevalentemente i violoncelli, che accompagnavano, invece di una qualunque semplice base, le parole di Morandi. Questo mi è sembrato una infrazione. Il 75esimo dell'Aula del Senato non può non avere tra le presenze essenziali i tavoli, i banchi del governo e anche magari alcuni membri che invece erano seduti negli scranni dei senatori, c'erano molti ministri, perché non avevano più lo spazio logico e funzionale dei loro banchi. Giusto o sbagliato? Io credo sbagliato, perché è vero che il Senato non è la Corte d'Inghilterra, ma la ritualità della Corte per un'occasione come l'incoronazione ha alcune regole che dovrebbero valere anche per la ritualità del Senato nel suo 75esimo compleanno. È il Senato che compie gli anni, non Morandi. Questo ho inteso dire. E lo ribadisco anche se quasi nessuno, forse nessuno tra i miei colleghi ha convenuto, anzi mi hanno criticato, hanno detto Sgarbi non è stato citato, quindi voleva avere visibilità, io non cerco nessuna visibilità, dico lo spazio dell'aula è come una chiesa dove si svolgono i riti civili della democrazia. E in una chiesa tu puoi fare un concerto, qualunque concerto, magari con alcuni limiti anche nei contenuti, difficile immaginare, non so, Patti Pravo o la Nannini in un concerto, ma invece possibilmente anche il concerto in chiesa, anche Morandi. E però non è che si sposta l'altare, il prete non si mette al pulpito, cioè tutte le postazioni non sono rispettate. Questo ho detto, non sono state rispettate le postazioni dei quattro illustri studiosi. Non è stata rispettata la postazione del presidente dell'aula, ma si parlava dell'aula. Il protagonista era l'aula, caro amico Mazzi, che si è adontato con me perché è come se avessi attaccato Morandi, che lui ha giustamente voluto e contribuito in modo determinante a far arrivare al Senato. Benissimo, ma poteva essere in una dimensione che non stravolgesse lo spazio, la coreografia del luogo. A partire dalla posizione del Presidente, come ho già detto, che parlando con l'altoparlante in camera con il microfono in mano, voltava le spalle al Presidente della Repubblica, per esempio, ed era una posizione rituale, come un presentatore di Morandi, posizione legittima sul piano privato per il suo compleanno, per una qualunque festa, ma non per la festa dell'Aula per il 75esimo. Aggiungo che Morandi è stato il dono all'Aula. E quindi poteva benissimo, giustamente, essere invitato a cantare, non avendo noi, quindi colpa del governo, che è colpa mia in particolare, o forse colpa di non avere dato indicazioni precise al direttore dell'Accademia di Venezia, che non è il padrone delle opere, alla richiesta di prestito dell'uomo vitruviano di Leonardo. Quello doveva essere l'oggetto che indicava la solennità della celebrazione e sarebbe stata solennissima. L'uomo vitruviano è un simbolo dei rapporti proporzionali tra la figura umana e la realtà, e il mondo, e l'architettura, e lo spazio, proprio dà il senso dell'ordine del mondo e sarebbe stato perfetto averlo. All'ultimo momento il direttore, il comitato scientifico, non interpellato perché io ne faccio parte, ha stabilito che non si poteva muovere perché era fragile, bugia assoluta. Ha creato quindi all'organizzazione degli uffici del Senato, sicuramente molto capaci, il problema di non poter esporre questo ospite, questo emblema, quest'opera perfetta per la celebrazione, e al posto dell'uomo vitruviano di Leonardo è stato invitato Morandi. Non è evidentemente una valutazione comparativa, non è per dire guarda Morandi rispetto a Leonardo, è per dire che con Leonardo avevano azzeccato quello che ha a che fare con l'occasione che impone solennità e ritualità. Con Morandi è come se avessero deciso di rinunciare alla ragione stessa della celebrazione, lasciando spazio alla trasformazione dell'aula nel momento in cui si celebra nella sua essenzialità, nella sua identità, a diventare il palcoscenico di Morandi, che era appena stato a Sanremo, dove era stato peraltro anche Mattarella, e va benissimo. Quindi per un attimo
non c'è nulla di male in astratto, ma c'è in riferimento all'occasione, l'aula del Senato è stata a Sanremo, mentre con i Davidi di Donatello il Quirinale sembrava il Quirinale.